Buonasera a tutti, benvenuti al consueto appuntamento dell'Arduino User Group and Wearable mensile. Quest'anno il primo del 2022, perché a gennaio abbiamo saltato l'incontro, abbiamo saltato l'appuntamento della terza settimana, ma abbiamo deciso di riprenderci subito e con febbraio, puntuali, terzo martedì del mese, come ogni mese, ci vediamo qui diciamo, all'evento dedicato agli appassionati del mondo Arduino e non solo, in realtà, perché poi parliamo anche di elettronica, ricerca e tutto ciò che sono i progetti che ogni membro del gruppo diciamo, sviluppa e porta avanti un po' in autonomia, un po' con l'aiuto appunto del gruppo stesso. Questa sera abbiamo come ospite avremo Antonio Currado, che nelle scorse settimane si è dedicato a un progetto molto molto interessante, di cui tra l'altro ci parlerà lui, entrerà lui poi nel dettaglio del progetto stesso, la cui nascita, l'ispirazione è arrivata direttamente dal gruppo. E approfitto quindi per mostrarvi quelli che sono i nostri canali di comunicazione. Siamo ospitati da WeMake, anche ma se in modalità virtuale, lo siamo ormai da più di un anno e mezzo. Usiamo quello che sono gli strumenti messi a disposizione da WeMake, che così come ci ospitava diciamo, in presenza quando era possibile, continua a offrirci la possibilità di incontrarci, di usare gli strumenti, virtuali per tenere comunque questi momenti di incontro. Sempre sul sito WeMake, nella sezione dedicata alle community, oltre all'Arduino User Group, che è l'evento di questa sera, trovate anche le altre community che fanno parte diciamo, di WeMake, che vengono ospitate da WeMake, la Digital Fashion Night e il Milano Live Coding, rispettivamente il primo martedì del mese e il secondo martedì del mese. E in ultimo arriviamo noi con l'Arduino User Group, ultimo in termini di tempo diciamo sul mese, quindi terzo martedì del mese, con questo evento. Se siete interessati a vedere i precedenti eventi, li trovate sul canale YouTube di WeMake, li trovate su alcune delle registrazioni sono riportate direttamente all'interno, diciamo, della pagina dedicata alla community. E ovviamente potete anche partecipare e iscrivervi al canale, al Google Group col quale comunichiamo tra noi. E come dicevo, proprio attraverso il Google Group, qualche mese fa ormai è arrivata la richiesta da parte di un membro esterno. Quindi il Google Group è assolutamente gratuito, chiunque ci può iscrivere, l'approvazione è praticamente immediata e si può interagire, potete interagire direttamente con i membri dell'Arduino User Group. Paola ha fatto la sua richiesta, ha chiesto in modo particolare aiuto per un progetto molto particolare, molto specifico, sul quale stava facendo ricerca, e da questa richiesta d'aiuto c'è stata una risposta. La risposta è arrivata in particolare da Antonio, che ha preso a cuore questa tematica e ha cominciato a sviluppare, a lavorare sul progetto. Il progetto si chiama Red Helmet e io passo la parola ad Antonio perché possa raccontarci questo progetto. Grazie Mauro per la presentazione, che è stata la parte diciamo più complessa, quella di poter riorganizzare un po' tutte le idee, che poi non sembra, ma fa la sua porca figura. Ecco, allora, quello che volevo fondamentalmente precisare è che questa sera non c'è un medico, né un avvocato, visti gli argomenti che andremo a toccare. E perché questa premessa? Perché entriamo in ambiti specifici, medici, dove ci vuole un po' di rispetto nel trattare queste tematiche. Perché andiamo a toccare queste tematiche? Adesso lo vediamo con delle slide che ho preparato. Ecco, su questo dobbiamo
seguire un attimo questa strada. Adesso passo la condivisione un attimo solo. Allora, condividiamo questo. Perfetto. Perfetto, si vede. Si vede? Perfetto. Allora, c'è una piccola intro giusto per dare un attimo di respiro. Allora, questo è l'oggetto che ho pensato in funzione di alcune di queste richieste che sono state un po' elaborate. Devo essere sincero, erano un po' misere, non si riusciva bene a capire dove poter spaziare. E quindi ho dovuto necessariamente guardare un attimo io in giro se si poteva diciamo trovare qualche ispirazione, qualcosa. E mio malgrado, in Italia c'è poco e niente sull'argomento, anche se da decenni stanno lavorando su questa tematica. Che cos'è questo oggetto? Red Helmet non è altro che un casco, io l'ho pensato così, adesso ve lo mostrerò, è un casco che è libero di muoversi e avvolgere la parte del cranio. Questo progetto rientra nell'ambito ovviamente dei prototipi per trattamenti non invasivi e coadiuvanti inerenti a alcune patologie come Alzheimer e Parkinson tramite la fotobiomodulazione transcranica. Allora, scusami Antonio, se mi dimmi, non so vai. Perché partiamo da qual è stata la richiesta che ci è arrivata. La richiesta è stata quella di poter realizzare un casco che potesse che al suo interno potesse montare dei LED particolari, non specificando in questo caso quale lunghezze d'onda doveva andare ad occupare e soprattutto che potesse avere frequenze variabili per poter pulsare le sue intensità luminose. Qui ho dovuto penare per tirar fuori un attimo le informazioni perché non sono semplici e soprattutto in alcuni casi anche un po' contraddittorie. Allora, prima di tutto spieghiamo perché dobbiamo scomodare due parole importanti. Questo mi sembra d'obbligo. Io ho usato due parole importanti come l'Alzheimer e Parkinson, che sono delle patologie che, diciamo, chi purtroppo ne fa parte le vive male, perché sono delle patologie degenerative. E quindi lo stato d'animo di chi vive queste patologie, sia a livello di familiare che personali, non sono sinceramente belle. E soprattutto per chi sta vicino, vedere una degenerazione continua non è sicuramente un bel quadro da poter esporre. Perché parliamo del morbo di Alzheimer? Facciamo la differenza. Alzheimer e Parkinson sono due patologie che agiscono in maniera diversa, però alla fine portano più o meno nella stessa direzione. Nel senso che l'Alzheimer è una forma comune di demenza, una perdita di memoria, perdita di abilità intellettuali, mentre il Parkinson porta gradatamente una resistenza ai movimenti passivi, una rigidità muscolare, un tremore che insorge durante uno stato di quiete, praticamente quando chi è affetto da Parkinson è lì tranquillo, sereno, inizia a muoversi e non riesce più a fermarsi. Questo delirium tremens che è continuo, che diciamo affligge queste persone. Quindi guardiamola un attimo, ripeto, con rispetto, e soprattutto vediamo come ci avviciniamo a queste patologie. Scorriamo in basso e guardiamo cos'è la fotobiomodulazione transcranica.
Ci sono diverse fotobiomodulazioni. Noi questa sera tratteremo soltanto quella transcranica. Per comprendere il progetto dobbiamo parlare di fotobiomodulazione transcranica, attuata tramite la somministrazione non invasiva di luce proveniente da una fonte esterna. Il passaggio di questa luce attraverso una serie di strati, quali lo scalpo, il periosto, le ossa del cranio, le meningi, la dura madre, raggiungono parzialmente le superfici cortico-cerebrali. Quindi in ogni slide di questa ci sono dei link che io ho voluto citare perché non sono i miei disegni, quindi troverete tranquillamente i riferimenti e soprattutto una dichiarazione di non responsabilità che io ci ho tenuto a precisare sotto queste, su ogni slide che tratta un argomento particolare, dove dico che questo documento fornisce una guida e non costituisce una consulenza medica. Questo che sia ben chiaro sia dall'inizio. Non forniamo consulenze mediche, non forniamo consulenze legali. Adesso ho parlato di luce. Quale tipo di luce andiamo ad analizzare e a cercare? Questa luce è generata per mezzo di LED. Quindi siamo in un campo visivo. Io ho raffigurato qui tutte le forme d'onda che ci possono vedere, quindi lo spettro visivo vediamo che va dai 700 nanometri, come suggerito, fino ai 400 nanometri del vicino al violetto. Quello che a noi interessa è la zona del rosso-arancio. Quindi queste lunghezze d'onda, dicevo, sono vicino allo spettro visivo infrarosso. Nel caso specifico sarà presa in considerazione la lunghezza d'onda lambda 670 nanometri. Andando avanti, vediamo perché questa lunghezza d'onda. Qui ci soffermiamo un attimo perché ci sono degli studi che io ho dovuto leggere, ho dovuto guardare, provengono fondamentalmente dal Centro Nazionale per le Informazioni di Biotecnologia della Biblioteca Nazionale di Medicina degli Stati Uniti. Qui ci sono i riferimenti dal quale ho dovuto fare la divisione perché ci sono diverse correnti di pensiero sull'uso del 630 nanometri, 670 nanometri, 810 nanometri che possono indurre in qualche confusione. Ho cercato di sbrogliare questa matassa perché questo è stato uno dei primi nodi fondamentali che ho dovuto guardare, quindi vedere quale tipo di luce utilizzare, quale lunghezza d'onda. La luce visibile, quella a 670 nanometri, induce principalmente una reazione fotochimica che agisce direttamente principalmente sul citocromo ossidasi, l'enzima terminale della catena respiratoria mitocondriale cellulare. È principalmente responsabile dell'induzione dell'ATP, il carburante delle cellule e in effetti dell'intero metabolismo. Prendetela un po' con le pinze questa definizione perché sono dei sunti e riassunti ovviamente di quello che prima ho citato di queste fonti. La luce infrarossa a 810 nanometri induce una reazione fotochimica, fotofisica primaria nelle membrane cellulari, innescando così i meccanismi di trasporto della membrana cellulare come la pompa sodio-potassio. Questa a sua volta induce come reazione secondaria la stessa cascata fotochimica vista con la luce visibile. Quindi la conclusione dei dati forniti dai dottor Caru e Smith, indicati sotto in grigino dove ci sono questi articoli, portano a, diciamo, poter riassumere che l'obiettivo finale, anche se diverso, quindi andando a colpire lunghezze d'onde diverse, ma il risultato alla fine è lo stesso. Quindi, perché scegliere 810? Perché scegliere 670 nanometri? A questo punto mi sono diretto sulla prima opzione, i 670 nanometri.
Qui a fianco abbiamo uno schema, non sto a, diciamo, a spiegarlo, perché c'è tutta la parte biologica di come avviene il fenomeno della generazione dell'ATP, gli ioni, tutte queste cose. Lo lascerei un attimo cadere, prenderlo così per buono, perché tanto ci sono questi medici che hanno già fatto le loro presentazioni, quindi sarebbe il caso di prenderlo così per buono. Passiamo un attimo più avanti. Io qui ho raccolto quello che può essere tutta un po' la letteratura, ma è una sola minima parte di quello che è la dissertazione fra le varie lunghezze d'onda che ci sono, che possono essere prese in considerazione. Infatti parlano nei vari anni 633 nanometri, 830 nanometri, quindi è questo arco, diciamo, lambda che viene preso in considerazione, però alla fine, come abbiamo visto prima da questi dati, passiamo alla fine allo stesso risultato, fondamentalmente. Le aree di pertinenza della fotobiomodulazione transcranica sono utilizzate nelle aree neurologiche e psichiatriche. Attimo solo che sposto, ecco qua. Nella riabilitazione post-ictus per tutte le età, nella neuroinfiammazione, nella prevenzione del decadimento cognitivo, disturbi cognitivi precoci, nell'Alzheimer, quindi memoria breve a lungo termine, decision making, attenzione sostenuta, pianificazione, risoluzione dei problemi, funzioni esecutive. Nel trauma cranico, vasculopatia cerebrale, Parkinson e parkinsonismo, nel miglioramento delle prestazioni in ambito scolastico. Queste sono un po' le aree di pertinenza della parte transcranica. Anche qui tanta letteratura ci fa vedere che la fotobiomodulazione viene usata in tantissimi settori, settore dermatologico. Più avanti vi farò vedere un video di un medico che lo sta utilizzando invece per quanto riguarda la retina. Anche lì miglioramenti e studi che ci sono dietro. Il tutto però non è accompagnato da quello che può essere un protocollo. Ecco, chiamiamolo così perché ci sono ancora studi, ma non effettivamente dei protocolli su come attivare. Il prototipo. La struttura realizzata integralmente con la stampante 3D a estrusione e il materiale utilizzato è il PLA, costituito da 5 braccia, ognuno di essi prevede ulteriori 4 elementi incernierati alla loro estremità, che andranno a confluire in un unico alloggio. Al suo interno, oltre a rappresentare il punto di partenza dei bracci, è contenuto un Arduino Omega 2560 con una scheda di pilotaggio che ho costruito io e assemblato. Qui ci sono alcuni particolari, per esempio i braccetti che adesso vi mostrerò. Ogni braccio è costituito da 4 elementi stampati singolarmente, incernierati con un refill scarico delle penne BIC e contratti con delle molle opportunamente modificate. Qui ho pubblicato quello che era il blister delle molle, di come sono andato un po' a piegarle all'inizio e cercare poi di replicarle per tutti i giunti che ci sono. E in questo momento, prima di andare avanti, vi mostro quello che poi è l'oggetto finale, diciamo, nel suo incernieramento. Vedete, ci sono queste parti che si richiudono a ragno, quindi anche la possibilità di poterlo anche conservare, non dover avere necessariamente tutto un casco, queste parti che si chiudono e si vanno ad adattare a quelle che sono la parte, la conformazione cranica dei vari soggetti. C'è una piccola tecnica che ho dovuto studiare per il posizionamento, perché siccome si chiudono, non è facile gestirlo. Ho
ho studiato praticamente una tecnica del piegare la testa in avanti, poggiarlo e lui si mantiene autonomamente, quindi con il suo peso, e poi piano piano vengono sbrogliati e riappoggiati sul cranio in queste parti. I braccetti si vanno poi a chiudere con del velcro l'uno con l'altro, i loro gemelli da ogni parte, fino a poi mettere la parte finale, che è quella in alto, quella diciamo del braccio centrale. Questa è la parte meccanica che viene sostenuta da questa parte realizzata praticamente sempre con la stampante montata sulla base, questo tondino che ospita un velcro, un lungo velcro, che viene poi montato sulla parte frontale della testa. Quindi appeso liberamente, senza dover necessariamente tirare tanto, viene appeso al cranio e si sta comodamente. Non vi nascondo che lo sto testando io personalmente, quindi sto cercando di vedere quali sono i pregi, i difetti, anche la parte meccanica, che se si va a deteriorare, e vedo che sta abbondantemente resistendo, quindi non si hanno grandi rotture, veramente non ne ho avuto nessuna di rottura fino adesso, quindi penso che sia un prototipo. Si può migliorare tranquillamente sia come forma che come alloggio, questo sì, parti elettriche da controllare, che adesso vado a presentare. Finisco un attimo con la condivisione delle slide che stavo guardando. Condividi, ecco, eravamo qui. Queste sono le molle tranquillamente identificabili come blister, quindi però non necessariamente cose eccezionali, quindi vuol dire che si trovano, che ci sono le dimensioni della molla. Non ci sono, non sono molto resistenti, devo essere sincero, quindi è stato facile anche deformarle con un paio di pinze e portarle a quelle che dovevano essere, diciamo, quelle che dovevano avere la loro forma. Andando avanti, un attimo che non volevo andare avanti, ci sono, questa è una piccola chicca, praticamente nel braccetto che ho realizzato ho creato questi supporti. Questi supporti, adesso vi leggo quello che avevo sintetizzato per evitare di andare un po' randomico. Questi piccoli supporti forati servono ad ospitare i LED SMD, mentre quelle piccole alette servono a bloccare i fili appena saldati direttamente sul LED, che verranno fuse con la punta del saldatore per separare la parte del filo soggetta a movimenti, evitando così sforzi meccanici sul piccolissimo LED che altrimenti andrebbe distrutto immediatamente. Successivamente andranno a incastrarsi su due anse create all'interno dei singoli elementi, senza necessità di collanti o saldature. Nell'immagine, ecco, vedete questo, eccolo qua, è un piccolo braccetto, un braccio intermedio, la seconda posizione. Si è interrotto qualcosa? No. Nella seconda posizione, vedo, così riesco a capire se ve lo sto facendo vedere bene, qui nella parte in alto ci sono queste due anse, vi garantisco che non sta creando... Lo vediamo bene, Antonio. Si vede bene? Ecco, grazie. Sono queste due piccole anse che possono alloggiare sia quel tipo di... diciamo di supporto che ho realizzato, che un supporto B-LED per chi volesse successivamente sperimentare anche gli 810 nanometri. Quindi avendo il mega all'interno possiamo tranquillamente pilotarli separatamente o congiuntamente, quindi non è un problema avere delle scelte differenti. L'importante è avere la possibilità di poter spaziare in questo settore. Vediamo successivamente, altra slide, fare i capricci.
La parte elettronica, molto semplice ma curata. Che cosa significa? Che ogni componente, ci sono solo tre componenti più qualche resistenza fondamentalmente, ma sono tutti accompagnati da datasheet e tutti certificati. Quindi voglio dire, esclusi i due semplici transistor che vanno a pilotare i LED. I LED stessi sono certificati da questa società che dà un datasheet molto 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 accurato, curve fotometriche, consumi, spunti sulla parte pulsante della luce, quelle che sono le azioni dei vari consumi. E quindi diciamo, ho trovato interessante questo tipo di LED. Quello che fondamentalmente contiene è la scheda di pilotaggio. Ci sono quattro transistor NPN di tipo BC337 usati per pilotare i singoli bracci con quattro LED SMD posti in coppia serie parallelo. Qui sul lato destro trovate, giusto per rappresentarlo, il tipo di collegamento che ho utilizzato. Mentre per il braccio centrale e la parte posteriore, dove in tutto andiamo a contare i nostri 9 LED, 8 LED, scusate, ho usato un transistor di potenza, è esagerato questo, però diciamo porta anche qui, è già pronto tutto per poter ospitare anche i gemelli a 810 nanometri, quindi non necessitano di ulteriori studi e particolari ricerche per quanto riguarda questi componenti elettronici. La parte elettronica, ovviamente, c'è un Arduino Mega di questo tipo, è stato scritto uno sketch con sette modalità di utilizzo. Adesso ve le descrivo, poi ve le mostro un attimo sul casco. C'è una luce dove si accende, tutti i bracci vengono accesi contestualmente e viene messa una luce a 40 Hz, una pulsata a 20 Hz oppure un'emissione luminosa senza pulsazioni. Queste tre condizioni sono, diciamo, le varie correnti di pensiero, onde cerebrali, oppure altre forme di lunghezza d'onda che si vogliono sperimentare. Nell'Arduino è possibile scriverci quello che si vuole fondamentalmente, quindi farle oscillare qualsiasi modulazione. Nel contempo è stata prevista, e qui non è stata specificata, ma ve lo dico a voce, non so se ricordate, tempo fa avevo proposto il sensore emozionale, che non è altro che un'estrapolazione di un saturimetro, dove si vanno a leggere le pulsazioni cardiache. Quindi anche questo poteva essere fonte di ispirazione e studio per qualcuno. Un altro punto di vista da non sottovalutare, le forme dell'ictus che possono essere bilaterali o quello che è, può essere scelta anche la modalità destra o sinistra, quindi ecco i sette canali, i sette sketch che girano all'interno, dove posso accendere o solo il lato destro o solo il lato sinistro. La parte centrale, la parte posteriore, in tutti questi casi è sempre accesa. Vediamo cosa ho continuato a scrivere. Ecco, sulla struttura portante ho installato un pulsante di grandi dimensioni per facilitarne l'individuazione. Perché montato sulla parte posteriore potremo avere difficoltà a trovare i vari pulsantini, invece con questo pulsante enorme, diciamo che è facile individuare la posizione sentendolo semplicemente sotto le mani. L'individuazione, quindi possiamo guardare al fianco del pulsante un semplice LED che emette dei lampeggi pari al numero della modalità che stiamo selezionando.
In questo caso, all'inizio mi ero sbizzarrito a montare dei display semplici LED a sette segmenti per individuare la posizione, ma poi ho ipotizzato un eccessivo consumo sia elettrico che, diciamo, poi si andava a disperdere quello che poteva essere la funzionalità. E quindi ho ridotto tutto semplicemente alla presenza di un unico LED. Giusto per concludere, faccio riferimento all'ultimo passaggio dove praticamente un triplo lampeggio indica il reset e quindi ricomincia di nuovo il ciclo della modalità. Il tutto viene alimentato con un piccolissimo alimentatore da 5 volt con 2 ampere di uscita, quindi abbastanza tutti i materiali abbastanza disponibili sul mercato si possono tranquillamente trovare. Questo è il dispositivo che non so se riuscite a vederlo, adesso lo accendo. Il Red Helmet. È il Red Helmet, eccolo qua, lo sto alimentando con due mani, perché se è montato sulla testa è molto più facile da pilotare. Allora, qui nella parte posteriore c'è il pulsante che vi facevo indicava, ecco, sta iniziando a lampeggiare a 40 Hz. Il fatto di accenderlo prima o dopo non crea nessun problema, lo possiamo accendere quando vogliamo, anche per guardarlo semplicemente così nella parte posteriore. Diciamo quello che mi interessava mostrare soprattutto nella struttura è la parte posteriore dei quattro LED molto ravvicinati, che diciamo nella parte meno spessa del cranio, così ravvicinati, possono influenzare maggiormente che tutti i LED singoli distribuiti per tutte le superfici. Questo è come l'ho ipotizzato. Ecco qui, per esempio, schiacciando di nuovo mi si accende il LED particolare, mi dice che passa a 20 Hz. Successivamente poi, vedete, mi passa su altre impostazioni. Questa è la parte dove vado a selezionare solo la parte sinistra e quindi vedete il braccino del lato destro è spento. Quindi stiamo mostrando come accendere e spegnere un LED fondamentalmente. La cosa interessante che ho lasciato è la porta USB a vista, in modo da poter intervenire in qualsiasi momento e decidere di poter selezionare o cambiare la parte della programmazione, senza necessariamente doverlo smontare. Allora, vediamo, torniamo un attimo sull'ultima parte della presentazione. Ecco qua, condividi questa parte elettronica. Andando più avanti. Allora, questo era un altro argomento che ci tenevo a trattare. Il Red Helmet va etichettato per le radiazioni nocive. Tante domande possono essere tranquillamente poste. Qui ho cercato di guardare qual è la normativa di riferimento dei LED. Perché negli studi viene affrontata la parte laser da tutti i medici nelle varie sperimentazioni, però non disdegnano e hanno visto che il LED ottiene le stesse prestazioni seppur avendo potenze inferiori, quindi la possibilità di poterlo usare più a lungo senza dover avere eccessivi controlli, proprio data la sua piccola potenza. Il rischio di radiazioni dei laser sono descritti dalla norma N60825-1. Originariamente, solo che vedo, ok. Originariamente la N60825-1, edizione del 1994, riguardava anche i LED, ma dopo l'introduzione della norma 62471 del 2008, l'edizione del 2007 della N60825 non includeva più i LED, quindi c'è stato questo passaggio e questa separazione fra laser e LED.
Quindi da settembre del 2011 i requisiti per i laser sono indicati in questa norma, nel 6825.1. E i requisiti di sicurezza dei LED sono identificati nella norma 62.471. La sicurezza fotobiologica, questa è enunciata nella 62.471, fornisce una guida per la valutazione, per valutare la sicurezza fotobiologica delle lampade, compresi i LED, ma esclusi i laser. Specifica i limiti di esposizione, metodi di prova e classificazione. Oltre al rischio termico, ustione della retina, descrive anche altri rischi come il pericolo di luce blu. Possono essere causati danni agli occhi e alla pelle. La classificazione ha 4 gruppi. Gruppo esente, nessun pericolo. Gruppo 1 a basso rischio. Gruppo di rischio 2 a rischio moderato. A rischio 3 alto rischio. Sotto la mia dichiarazione di non responsabilità, quando questo documento fornisce una guida e non costituisce un'interpretazione giuridicamente vincolante e pertanto non deve essere considerata come consulenza legale. Ripeto e torno a dire, non siamo né medici né avvocati, però nello stesso tempo, facendo riferimento a delle norme, rischiamo di cadere in qualche controversia, quindi è meglio specificarlo. La deviazione per i giocattoli. Quindi, cosa succede? Che per sminuire, ecco, alla portata del singolo utilizzatore, ciò che non è laser, quindi ciò che non è pericoloso, rientra nella classificazione dei giocattoli. E questa è una cosa interessante, perché fondamentalmente il LED viene trattato in questo senso. Quindi c'è una norma specifica per i giocattoli che viene tutta enunciata di seguito. I giocattoli non devono emettere radiazioni nocive. I laser e i LED nei giocattoli devono soddisfare i requisiti per i laser di classe 1, quindi in conformità. Quindi, riassumendo e continuando a leggere di seguito quello che c'è scritto, quindi concludendo, i LED e i laser che soddisfano i livelli di emissione classe 1 in tutte le condizioni sono esenti dai requisiti di etichettatura della N60825. Questo mi sembra un punto interessante per chi volesse guardare questo prototipo anche a livello di normativa, di quello che comporta varie etichettature, varie cose, varie problematiche che si possono incorrere nell'utilizzo, diciamo, non controllato di questo strumento. Nella parte finale sto per concludere, quindi non vi tedio più. Le note e impiego. La scelta di utilizzo 40 Hz o 20 Hz luce fissa per un tempo di utilizzo da 20 a 60 minuti giorno potrà essere scelto in funzione delle varie patologie con il coinvolgimento di parere medico. Il rendimento della fotobiomodulazione non è misurabile, ma può essere apprezzabile a lungo periodo grazie all'utilizzo giornaliero, avendone riscontro sia dall'utilizzatore che da persone vicine nella quotidianità, che vedranno miglioramenti sulla deambulazione, sul controllo gestuale e verbale, sull'umore e sull'abilità intellettuale. Fondamentale sarà comunque la prevenzione. Quindi prevenire meglio che curare, questo è fondamentale. Un sorriso finale io l'ho posizionato nella slide per dire che comunque sia da una foto centrale a una foto finale c'è un miglioramento, non l'ho colto io, me l'hanno fatto notare, dice, quindi vuol dire che la parte, diciamo, la parte del casco, la parte ludica, dice, almeno qualcosa ti ha fatto sorridere. E io spero che comunque questa presentazione che aveva dei contenuti, ripeto, abbastanza profondi, sia stata trattata col dovuto rispetto. Ho cercato di portare quelle che sono le normative, il lato medico, il lato biologico, ho cercato di affrontarle tutte. Non mi sono state fornite nell'help che è stato inviato sul gruppo, quindi sono tutte farina del mio sacco, ricerche su ricerche su ricerche.
Ripeto, quello che mi ha un po' non infastidito, non riesco neanche a trovare il termine, il fatto di dover trovare tutta la letteratura in lingua e soprattutto disponibile in una biblioteca americana, dove non c'è quasi nulla in italiano. Quindi cercare qualcosa in italiano, non perché io avessi la problematica di leggerlo, sì, ognuno si mette piano lì, fa le sue traduzioni, si legge quelle che sono, però non c'è niente di archiviato in una biblioteca italiana. Se vuoi qualcosa, ci sono dei testi che puoi andarti tranquillamente a comprare nelle varie librerie. Non c'è nulla di gratuito. Basta, mi sembra di aver detto tutto, sperando di essere stato chiaro, ecco, nell'esposizione di quello che può essere il prototipo. Beh, mi sembra che tu sia stato effettivamente molto chiaro. Hai fatto, tra l'altro, hai spaziato ovunque. Adesso io mi sono segnato alcuni passaggi su cui ti farò delle domande. Intanto voglio coinvolgere gli altri partecipanti di questa serata a proporre le proprie domande, i propri dubbi. Magari tra questi ci sono alcuni di quelli che anch'io ho segnato e quindi anch'io poi ti porrò e quindi lascio la parola agli altri membri dell'AUG sulla presentazione. Ti ringrazio ovviamente Antonio per la presentazione, per lo studio che hai fatto, per aver colto soprattutto una richiesta d'aiuto arrivata sul gruppo da un membro, diciamo, nuovo, da una persona che non abbiamo mai incontrato di fatto, no? È arrivata sul gruppo in maniera gratuita, libera, senza aver mai partecipato, e tu hai colto subito, diciamo, con grande interesse questa richiesta di aiuto e questo argomento. Beh, allora io ringrazio ovviamente Antonio per la presentazione, ma soprattutto per l'argomento sul quale ci ha messo al corrente, sul progetto che sta seguendo. Ringrazio anche tutti i membri intervenuti questa sera. Sapete che poi questa puntata la metteremo online su YouTube, per cui continuiamo adesso tra di noi diciamo, le chiacchiere interne, le chiacchiere tra appassionati, e chiuderei qui la serata, almeno per quello che riguarda la parte di YouTube. Vi Grazie, ringrazio tutti e vi grazie a saluto. tutti. Ciao.